Quest'anno sicuramente non farò la fine dell'anno scorso, ovvero rimanere senza alberello di Natale qui all'interno del laboratorio. Non mi sono limitato a farne uno, bensì ne ho voluto due. Perché? Perché uno andrà direttamente sulla scrivania in ufficio e l'altro, questo qui, devo ancora trovare il posto dove metterlo, credo che lo metterò lassù. Artigiano, dunque, come ti ho accennato poco fa, quest'anno non resto senza alberelli. Uno l'ho voluto fare nel multistrato betulla da, sai che non mi ricordo lo spessore, da 18. Da 18 mm, mentre questo è acrilico da un centimetro, ovviamente trasparente. Per entrambi i progetti c'è stata la fase prima di progettazione, successivamente lo sviluppo del percorso per il taglio. Prima di andare avanti però voglio parlarti di una cosa molto importante: non far finire quest'anno senza aver installato l'applicazione di eBay sul telefono. Adesso ti spiego perché. Immagino che già tu lo sappia che praticamente su eBay si trova veramente di tutto, ma spesso e volentieri ci dimentichiamo che c'è anche un ricco, ricchissimo mercato dell'usato. Ed è di questo che ti voglio parlare. Non mi sono ancora arrivati, li ho beccati proprio da poco, li stavo cercando da un po'. Forse ho avuto anche un po' di fortuna, comunque è una cosa che mi dovrà arrivare a breve. Ho trovato un set di scalpelli giapponesi praticamente nuovi, ma li sto pagando molto meno rispetto a prenderli nuovi. Restando sempre in tema di prodotti usati, oltre ad aver avuto la fortuna di beccare questo set da 6 scalpelli giapponesi, che nuovi mi sarebbero costati oltre 240 euro, invece li ho pagati tipo una sessantina di euro in meno, quindi sto facendo un affare perché ho visto le foto, sono nuovi. Ho trovato anche un accessorio per una delle mie pialle della Veritas, accessorio che da nuovo non si trova più, cioè viene ancora prodotto ma nuovo ormai non si trova più, non si trova più. Sono riuscito a trovarlo usato però. Artigiano, quindi mi raccomando, scaricati l'applicazione di eBay sul telefono. Quasi dimenticavo, mi sto prendendo anche due flessometri nuovi, questi li sto prendendo nuovi, della sola. L'importante è, adesso ti do un consiglio, devi preferire quelli larghi 25 mm, non prendere quelli da 19, va bene? Sul 5 metri va bene il 25 mm. Per capire di che flessometro sto parlando, qui sotto ti faccio trovare il link. Allora, torniamo agli alberelli. Dunque, questo qui in betulla è alto circa 620 mm. Ovviamente, se ti interessa, io qui sotto ti faccio trovare il link IDXF da scaricarti gratuitamente. Tanto ormai li ho disegnati che mi costa regalarli. Questo è stato un po' più impegnativo di questo da disegnare. Ovviamente tutto il processo non te lo faccio vedere perché praticamente mi sono ispirato da una fotografia che praticamente sono andato a ricalcare con le linee, le curve, tutto quanto. Poi all'inizio il progetto era praticamente di quelli che si incastrano tipo così. Io l'ho cambiato un po'. Perché? Perché poi erano tre lati che dovevano unirsi con il taglio a 30 gradi. Disegnato su V-Carve, ho fatto ovviamente calcolare il percorso al programma, dopodiché ho esportato il G-code, portato in macchina, il pannello era già montato in macchina, ho fatto partire la lavorazione e nel frattempo, perché il bello delle CNC è questo, nel frattempo che la macchina lavorava, io stavo di nuovo lavorando al computer per disegnare questo qua, disegnare questo che tra l'altro c'è un errore nella base, però la base è un attimo anche rifarla. Quando lo stavo disegnando ho detto, ma sai che sarebbe interessante fare dei fori per far passare appunto queste lucine di Natale. Tra l'altro anche queste lucine di Natale le ho prese su eBay, comodissime perché poi sono a batteria ricaricabile, vai che ce n'è. Il plexiglass era un pezzo d'avanzo che avevo qui da altre lavorazioni non fatte però con il laser, non avevo mai lavorato un centimetro di plexiglass al laser. Come ti ho detto poco fa, non sono un esperto di taglio di acrilico con il laser, di conseguenza il bordo non mi è venuto lucido, ma è leggermente satinato. Sicuramente avrei potuto far andare la macchina più veloce e non so se avrei dovuto dare più o meno aria. Io stavo dando un po' di aria, sicuramente più di un bar, mentre a livello di potenza 85%. Fammi sapere se hai da consigliarmi qualche parametro migliore. Velocità non me lo ricordo, però stava andando molto molto piano, basta che guardi il video
pianissimo proprio. Perfetto artigiano, e questi sono gli alberelli che mi sono fatto qui per il laboratorio. Sicuramente non tanto questo quanto questo si riempirà tantissimo di polvere, perché dovrò metterlo proprio qua sopra, quindi a fianco alla CNC, non troppo lontano dalla combinata. Vabbè dai, casomai gli darò una passata di compressore. Mi raccomando artigiano, scaricati le applicazioni di eBay. Se ti ricordi, ti avevo detto che stavo cercando un videoproiettore. Sai che ti dico? Che quasi quasi non lo prenderò più nuovo, perché anziché prendere quelli da 100 euro, ne cerco uno di fascia più alta, però lo cerco ricondizionato. Su eBay si trova una marea di roba ricondizionata. Ricondizionato, tra l'altro, garantito, molto importante. Il più delle volte, quando vado a leggere la descrizione, perché nella descrizione c'è scritto, sono semplicemente oggetti che erano esposti, di conseguenza non sono più nuovi e devono essere venduti come usati, ricondizionati, e di conseguenza comunque sia l'utente, quello che compra, è logico che ci risparmia. Prima di chiudere il video ti ricordo che qui sotto in descrizione troverai il link a qualche prodotto davvero interessante. Ricordati, se ancora non l'hai fatto, di iscriverti al canale, attiva la campanella, lascia un commento, fammi sapere se il video ti è piaciuto. Noi ci sentiamo alla prossima, stammi bene, ciao artigiano!